Allora, nel video precedente abbiamo visto come costruire dei mondi con degli strumenti già fatti, ora vediamo invece come costruirli da zero, quindi usando Blender, ma soprattutto Unity, per costruire e fare il nostro mondo, quindi delle cose complicate a piacere, che possono essere low poly, anzi sarebbe meglio che siano low poly, fatte in Unity o in Blender, poi trasferite in Unity, poi da qui con questa guida l'ho trovata su internet qualche settimana fa e spiega sostanzialmente di installarsi Unity, voi ce l'avrete già installato, di installare una precisa versione di Unity che è la 2019.2.12.F1 e poi bisogna installare questo Unity Uploader e adesso vediamo insieme come fare per fare questa prima cosa. Quindi, riassumendo, bisogna installare Unity, installare il plugin, bisogna poi dentro Unity fare la scena che si vuole, quindi noi adesso ve la faremo vedere. Quindi, cosa facciamo? Andiamo, vedete, questa qui è la scena che stavo costruendo prima, ma ne costruirò una nuova completamente da zero, così siete facilitati. Allora, facciamo exit. Da questa andiamo nel nostro Unity Hub. Unity Hub, avete cura di aver installato la 2019.2.12.F1 e nei progetti a questo punto creiamo un nuovo progetto con questa versione. Gli diamo il nostro nome, quindi facciamo altvr build, lo mettiamo in un posto che sappiamo, facciamo create e aspettiamo che lui ci costruisca il progetto. Quindi la cosa importante di tutto è in questo Unity che noi costruiamo ci mettiamo questo plugin, questo uploader che in questo momento è 086 e che è molto piccolo, quindi c'è proprio solo una cretinatina. Allora, noi adesso abbiamo ancora il progetto che sta partendo e nel momento in cui parte abbiamo l'iconcina scura qua sotto che apparirà e su questa vedremo i vari step. Ok, perfetto. Allora, abbiamo caricato questo, abbiamo una scena iniziale vuota, andiamo senz'altro a installare lo Unity nuovo che non è qua, non è qua, mi dimentico sempre dove sta. Facciamo import package, credo che sia questo, quindi import package, custom package e qui andiamo sotto download, credo, dove abbiamo messo uploader 086. Quindi facciamo apri e abbiamo installato, abbiamo praticamente questo. Facciamo import. Clicchiamo import, quindi aspettiamo anche qui con molta calma che lui ci importi gli script, insomma tutte le cose che permettono al plugin di funzionare. Quando è stato installato, lui vi sporcherà il vostro progetto con tutta la roba che gli serve. Quindi capite perché nel mio corso di Unity dico sempre di fare, se possibile, un folder che chiamo project dove mettiamo solo la parte locale del progetto, e dove magari ci mettiamo appunto queste scene e vabbè, ci sono delle scene particolari qua dentro e noi andiamo a questo punto a prenderci questo Alt Space VR e per poterlo usare dobbiamo avere una scena, quindi ci mettiamo su una scena qualunque questa e ci costruiamo una cosa molto molto semplice, quindi un 3D object, un piano, questo, poi facciamo R e lo ingrandiamo un po' e poi ci mettiamo un altro piano, direi, quindi facciamo game object, 3D object, facciamo un secondo piano, questo, che però giriamo. Cioè, ce lo giriamo verso l'alto, quindi lo ruotiamo con questo
e poi premendo CTRL possiamo ruotarlo, vedete, in maniera controllata. E poi con W lo alziamo e ce lo spostiamo. E poi anche con questo qui che abbiamo visto, che vedremo nel corso, possiamo farci uno schermo, ad esempio, su cui andremo a appoggiare un'immagine. L'immagine la possiamo prendere, per esempio, da qua, da Pixabay. E vedete che da Pixabay possiamo scegliere, ad esempio, sono bellissime scene gratuite. Possiamo prendere questa scena, questa è free download, free for commercial use, quindi facciamo un free e possiamo scaricarci la risoluzione che vogliamo. Per Alt VR è meglio non esagerare, mettiamo per esempio quella 1920 che è già notevole. Quindi scarichiamo questa immagine, qui vi dice eventualmente di dire da dove è preso. Free Photos Pixabay, questo è il nostro Sky. Questo Sky ce lo mettiamo nel nostro progetto qui, quindi lo prendiamo. Adesso facciamo le cose un po' in fretta, quindi lo mettiamo qua senza tanti problemi. E a questo punto questa immagine, che se cliccate sull'immagine questo cielo, possiamo prenderla e metterla sul nostro coso, ok? E qui può darsi che ci sia, ho notato che può esserci la necessità di metterci 90 sulla X qua, sì. Però a questo punto allarghiamo così si vede bene, ok? Se poi vogliamo mettere anche una texture interessante, un pavimento, una terra, andiamo a cercare ancora. Sempre qua, magari ground, vediamo un po', ci sarà un ground. Possiamo usare questa come ground. Facciamo anche qua un free download 1920. Abbiamo qui, questa è un'immagine di Peter H, quest'altro signore. E noi possiamo prendere questo earth e andarlo a mettere. Anche lui, prima qua e poi qua. E abbiamo una scena elementare, era giusto per fare qualcosa che fosse un po' meno che banale, no? Ora, una volta che avete la scena e la salvate, a questo punto possiamo cliccare su Alt Space VR, Build Settings, e qui dovete autenticarvi, quindi dovete mettervi la vostra identità di Alt Space, quindi Salazar gmail.com, la password, remember, così ve lo ricordate, facciamo sign in e così lui cosa fa? Si registra. Dopodiché a questo punto potete caricare i vostri template, faccio io, quindi faccio load your templates, vedete, mi ha fatto vedere che c'è un hello world e una mostra, e in teoria, l'altra volta ho visto che mi consentiva di crearne uno nuovo, ah sì, create new template, quindi facciamo create new template, mi va sul sito e creo un nuovo template che chiamo video tutorial, così ce lo ritroviamo, e questo qui è semplicemente il template. Nel video precedente non li abbiamo visti i template perché li creiamo, e dentro il template ci mettiamo adesso a questo punto questa cosa che abbiamo creato. Quindi ci sono due modi per mettere il template partendo da Unity. Il più semplice è quello di andare in Unity e mentre siamo in questa finestrella gli diciamo semplicemente build and upload. Quindi facendo build and upload, cosa succede? Che lui prende, fa triga, briga, fa tutto quello che deve fare, un po' come quando deployiamo su Android, proprio il corso che sto facendo queste settimane di realtà virtuale per visori.
semplici. Bisogna avere tanta pazienza. Tra l'altro, questo volendo possiamo, vabbè, adesso no, ma possiamo poi infilarcelo nell'inspector. E quando lui avrà deciso di finire questa cosa, quindi quando avrà finito di fare tutto la generazione, che in Unity ci impiega anche lei sempre il suo tempo, dovremmo esserci quasi. Quindi dovrebbe avere, ecco, la prende e poi fa l'upload direttamente, fa tutto da solo, eh? Cioè fa una cosa bellissima e crea l'upload lì. Ora, questo lui ha generato un punto zip, direi, e se questo zip lo andiamo a vedere, quindi template.zip. Vedete che l'ha creato qua e sono 3 MB, video alt VR build di 3 MB, è piccoletto, quindi vedete, avete anche un'idea di quello che è successo. Ora a questo punto per andare avanti si va avanti in alt VR, quindi dobbiamo ricollegarsi in alt VR, anzi dobbiamo creare un mondo e questo lo facciamo ancora nella modalità web, quindi andiamo al solito nei mondi. Nei mondi andiamo sotto My Worlds, andiamo sul universo vostro, creiamo un mondo e qui creiamo un mondo che chiamiamo Unity. E a questo punto quello che succede è che qui dovremmo avere in questo elenco ancora il video tutorial, che è il template che abbiamo creato adesso. Facendo create world dovrebbe essere creato. A questo punto noi possiamo fare anche qui enter now e quindi apriamo alt space VR, quindi ce lo apre lui, oppure lanciamo alt space VR, entriamo in alt space VR e quindi entreremo a questo punto nel nostro ok. Ah, qui è sembrato che ci sia un piccolo problemuccio. Spendo un attimo e riprovo. Tanto queste sono. Ok, sono entrato nella mia solita casetta dove stavo lavorando prima. A questo punto dovrei trovarmi il mio mondo che mi sono creato sotto Worlds. Andiamo sotto in My Worlds e a questo punto abbiamo Unity, direi che è questo che ho creato. Non gli ho messo niente, quindi nel momento in cui entro in questo mondo dovrei vedermi. Ah, non ce la fa a entrare in quel mondo. Forse non ha fatto l'upload meglio. Bene, adesso sospendo un secondo e poi lo rivedo come farlo rientrare. Sì, credo che il problema sia che quando ho creato il mondo dovevo ricaricare i template. È arrivato il video tutorial, quindi select template video tutorial, altrimenti non funzionava. A questo punto ripeto quello che ho fatto prima, il build ed upload. Se facevo solo il build, lui mi faceva lo zip soltanto e poi lo zip potevo poi caricarlo a mano e c'è un'opzione nel template che mi permette di caricare lo zip e che forse ce la facciamo a farvelo vedere qua. Nel senso che qui abbiamo, vedete che qui posso cliccare, io sono sul mondo. Posso cliccare sul template corrispondente. Ok, ah, quindi sta già facendo, quindi ha caricato. E quando sono sul template posso fare l'edit del template e farei tante cose. Vedete che c'è la possibilità di mettergli uno zip. E in questo zip posso mettergli il build che è fatto da Unity. Quindi ho due modi per caricare il template. Uno è automaticamente come abbiamo visto adesso. E l'altro è invece con AltVR, cioè con questo metodo. Torniamo ora sul nostro AltSpace VR.
Riproviamo a entrare nella nostra Unity, nella nostra sim che abbiamo chiamato Unity. Prima si era incazzato perché gli mancava il template. Adesso invece vedete che sono entrato esattamente come mi aspettavo, quindi col pavimento e con il quadro che ho messo. Ora, questo è molto semplice, serve solo per darvi idea di come potete scaricare degli scenari Unity in AltVR. E se il vostro obiettivo è semplicemente fare delle mostre, di visualizzare delle cose architetturali semplici e statiche, con pochissimo sforzo, diciamo che una cosa del genere fatta in OpenSim o in Second Life si faceva sì abbastanza velocemente anche lì, ma direi che qui è ancora più semplice. L'unico problema di questa cosa è che la scena è statica, quindi per cambiarla bisogna ripassare da Unity, ma vi assicuro che rispetto a tutta la cagnara che si faceva con Sansar oppure High Fidelity, no? Per fare queste cose, si fa veramente estremamente più in fretta. Quindi io credo che per ai fini di quello che volevo farvi vedere, ci siamo e quindi finisco il video e ci sentiamo alla prossima.